Il risultato con il minimo scarto, 1-0, firmato dal suo centravanti inglese Trevor Francis, è stato sufficiente alla Sampdoria per passare il turno in Coppa Italia in virtù di una migliore differenza reti su Triestina e Cremonese. Il gol al 13esimo, calcio d'angolo, testa di Scanziani e tocco vincente di Francis innanzi a Mannino. Nonostante una blanda reazione del Pisa, preoccupato solo di provare schemi tattici per l'imminente campionato, la Sampdoria non ha brillato né per estro né per inventiva, pur non mancandole generosità di impegno. Vediamo una conclusione del Pisa di Kift. Il fatto è che la Sampdoria manca ancora di velocità di esecuzione e la lentezza del suo centrocampo, in particolare di Bredi di Casagrande, finisce per vanificare gli sforzi di Mancini e Francis, ai quali le palle giungono quando la difesa avversaria ha già stretto le marcature. Così la partita non ha offerto che l'interesse di spunti personali. Ne abbiamo visti e ne vediamo alcuni esempi, come questa conclusione di Scanziani. Nel secondo tempo l'unica emozione l'ha offerta Guerrini, al cui colpo di testa ha risposto con bella parata Mannini. Nel finale, due spunti consecutivi di Mancini non cambiano né il risultato né la delusione dei tifosi sampdoriani.